Michel Hunziker va a rispondere alle accuse su Giovanna Botteri. Un po' di giorni fa, infatti, proprio lei, Michel, sul profilo Instagram, va a rispondere alle polemiche di chi ha accusato Striscia di aver fatto del body shaming alla bella giornalista inviata da Pechino proprio per il TG3. Michel, schierata dalla parte delle donne, sarebbe accusata di aver appoggiato un servizio che in realtà sarebbe discriminatorio nei confronti di una donna. Infatti, la stessa Michelle avrebbe detto: non è body shaming, era un servizio a suo stretto favore. In pratica, Giovanna sarebbe finita nel vortice delle polemiche per colpa dei suoi abiti, che in diretta televisiva apparirebbero essere sempre simili e una messa in piega non del tutto perfetta, nonostante la consapevolezza di andare in onda. La giornalista già aveva risposto in passato e avrebbe affermato che lavorando in condizioni di crisi di emergenza legate al coronavirus, in maniera frettolosa e frenetica, l'aspetto fisico per lei passa in secondo piano, rispondendo alle diverse accuse. Nel servizio di Striscia la Notizia, andato in onda il 28 aprile 2020, si sottolineava che ogni collegamento dalla Cina al corrispondente sfoggiava lo stesso abito nero, ma ultimamente la giornalista aveva i capelli, diciamo così, in ottima forma. Nei social sono arrivate un sacco di critiche nei confronti della trasmissione, rea del fatto di non avere una certa sensibilità nei confronti delle donne, in special modo di Giovanna Botteri, che sta svolgendo un lavoro rischioso per la sua vita, per la sua salute, e un lavoro quindi che la mette in contatto, la espone de facto al rischio. Va bene, dunque questo sarebbe quanto. Vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, vi ringrazio altresì per la relativa visione, iscrivetevi a questo canale di YouTube, Narratore Italiano, commentate, lasciate un vostro parere. Ciao a tutti, al prossimo video da Narratore Italiano. Ciao.